Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nove. Oggi voglio preparare una bevanda probiotica che si chiama Rejuvelac o Rejuvelac, non so esattamente come si pronunci, l'ho sentito dire in vari modi. Come tutte le bevande probiotiche, farà benissimo al nostro organismo in toto, sia la parte intestinale, sia come ricostituente, rigenerante a tutti i livelli. Il gusto dovrebbe essere leggermente limonoso, dovrebbe sembrare una specie di limonata vagamente frizzante. È una delle cose migliori che si può fare con un sacco di ingredienti diversi, ovviamente tutto integrale, perché si tratta di una bevanda che parte proprio dalla germinazione dei cereali, quindi possiamo utilizzare il grano, il riso integrale, il riso nero, la quinoa, miglio, avena, segale, tutti i cereali che vi possono venire in mente vanno bene. È stata inventata negli Stati Uniti da una donna di origine lituana di nome Ann Wingmore. Come bevanda contiene vitamina C, vitamina B, vitamina E, che sono tra le vitamine fondamentali per mantenersi in salute e giovani, regola la digestione, rafforza il sistema immunitario, protegge dalle infiammazioni l'apparato digestivo. Inoltre, date le sue spiccate proprietà acidule, come spesso capita comunque durante le varie fermentazioni che possiamo fare anche in casa, può essere un'ottima base di partenza per realizzare formaggi vegetali al posto del caglio e tante altre ricette interessanti. In questo caso io voglio utilizzare il riso integrale e calcolate più o meno un 10% rispetto alla quantità di bevanda che volete preparare. Quindi se volete preparare un litro prendete 100 grammi di chicchi di riso o del cereale che avete scelto. Come vi ho detto, il procedimento è davvero semplice, basterà andare a far germinare e germogliare il cereale selezionato, in questo caso per me, come vi ho detto, il riso integrale, e lo si fa come si fa con qualsiasi cereale, qualsiasi seme che vogliamo anche piantare nella terra, cioè si va a immergere in acqua il cereale. Adesso qua ci sono ancora qualche granello appiccicato l'uno all'altro perché era sotto vuoto, comunque si mette l'acqua, si dà una bella sciacquata, la prima notte si tiene completamente immerso, diciamo dalle 12 alle 24 ore. Il mattino seguente si può iniziare a scolare, mettere una retina, oppure se avete già dei contenitori adatti per la fermentazione potete ovviamente utilizzarli, e poi si vanno a fare dai 2 ai 3 risciacqui al giorno per i primi 2-3 giorni. Quando inizierete a vedere che escono delle radichette e si notano, perché ci sono questi peduncoli che escono fuori dal chicchetto, adesso non ve lo riesco a inquadrare ma ve lo farò vedere nei prossimi giorni, allora siamo arrivati al buono. Potremmo sciacquare l'ultima volta i chicchi, riempire con la quantità d'acqua che abbiamo scelto, nel mio caso sarà un litro, e lasciare la fermentazione agire per 1 o 2 giorni. A questo punto possiamo travasare il Rejuvelac dentro una bottiglia e tenerlo in frigorifero dai 10 ai 14 giorni. Il cereale può essere sfruttato più di una volta, però si consiglia di non andare oltre le 2-3 fermentazioni con il chicchetto già pronto, anche perché poi la piantina inizierà a svilupparsi ed avere anche meno proprietà. Ma soprattutto una volta germinato il riso, in questo caso per me, non lo buttiamo ma andiamo a utilizzarlo in cucina. Sarà più soffice, sarà ancora più ricco di sostanze nutritive e più digeribile. Ma prima di continuare vi ricordo che se questo video vi sta piacendo potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Ecco il riso che abbiamo lasciato in acqua tutta la notte, un pochino è cresciuto, si è un po' gonfiato. Lo andiamo a filtrare per togliere tutta l'acqua e lo sciacquiamo per bene. Io nel dubbio lo lascio scolare un po' qua dentro e poi cercherò di metterlo dentro un bicchiere, una tazza, un barattolo. Adesso purtroppo non ho più barattoli a disposizione, si copre con un panno e possibilmente si gira a testa in giù in posizione diagonale, questo per far scolare man mano i liquidi che possono uscire ancora dai chicchi senza farli però seccare completamente, perché devono stare in un ambiente umido per germinare bene. Se voi avete i barattoli per germinare magari ve li metto qua sotto in descrizione e lo comprerò anch'io, perché è una cosa che mi piace fare. Utilizzateli, hanno delle grigliette qua sopra, altrimenti potete optare anche per questa opzione. Si andrà un po' a inzuppare qua sotto il tovagliolino, ma lo cambieremo quelle 2 o 3 volte al giorno in questi giorni, e in questo modo, mettendolo in questa posizione, il barattolo andrà a scolare il disavanzo di acqua che è ancora all'interno e i chicchi dovrebbero iniziare a germinare. Continuate così per 2 o 3 giorni.
Beh, alla fine ho comprato i tappi, questi qui di cui vi ho parlato, perché sono veramente stracomodi, permettono di sciacquare i semi senza dover trafficare, togliere niente. Basta metterli così a scolare da qualche parte, loro perdono l'acqua da sotto ed sono perfetti. Questo tra l'altro non è neanche il barattolo giusto, ma si adatta. Ecco qua che i germogli stanno uscendo, vedete che qualche chicchetto inizia a avere le codine esposte. Eccoli qua, questi forse si vedono meglio, vedete? Ora è il momento di immergere tutto in acqua e lasciarlo per 2 giorni. Noterete che l'acqua fa le bollicine ed è di un colore opalescente, questo perché dentro c'è della materia viva e attiva che respira. Arrivati a questo punto possiamo anche togliere il tappo filtrante, non ci servirà più, e magari copriamo il barattolo con un telo o della carta casa, così con l'elastico, per non far entrare la polvere e eventuali insettini che possono esserci in casa. Ha smesso di fare le bolle. Ora vado ad assaggiarlo. Beh, sicuramente un gusto particolare. Adesso si può filtrare, mettere in frigo e tenere per una settimana, 10 giorni al massimo. Si può utilizzare, come ho detto, per fare dei formaggi vegani oppure se ne beve un pochino la mattina o quando vi va. Ha un gusto leggermente limonoso e una bevanda interessante. Ma intanto, grazie a tutti di essere stati con me anche per oggi, per aver visto questa bevanda probiotica. Ci vediamo domani per un nuovo entusiasmante video. Ciao!